Benvenuti a Compila, quindi va. Eccoci qua. Ben arrivati e ben trovati, come dice Maria De Filippi. Ben arrivati, ben trovati. Come va, vedo già un paio di persone in chat. Devo cambiare questo titolo perché stasera non parliamo di questo, ma parliamo di altro, quindi provvedo subito. Voilà, fatto, cambiato al volo, quindi così così è allineato, anche se poi c'è il titolo qui, c'è il titolo della live, c'è dappertutto, quindi non ci si può sbagliare. Quindi ciao Muzio, ciao Vision, ciao, tanto sono nomi, a volte nick, si mescolano un po' tutti. Come va? Siamo al giro di boa della settimana e quindi ciao Giordano, che si scioglie, eppure non c'è così caldo, almeno al momento, almeno che io sappia, quindi ben arrivati. Voi non state guardando le partite, o mercoledì non so se è serata di partite, quindi siamo qua per la seconda live della settimana, quindi ne approfitto per ringraziare Muzio per il progettino che ancora non ho avuto modo di guardare, legato al client per Prometheus, che prima o poi farà la sua comparsa su GitHub appena a un attimo, ma ho un paio di cose un po' più pregnanti. Ciao Sandro, ben arrivato. Un paio di cose più importanti al momento, ma solo in questa settimana, perché la prossima settimana poi farò girare una comunicazione un po' dappertutto, perché sarebbe bello avere, no, zero calcio. Ah beh, ci sta chi vuole guardare partite, ci mancherebbe, io non lo seguo, però nulla da dire. Dicevo, giovedì prossimo, non questo, ma non domani, ma il prossimo, è 18:30, dovrei, se tutto va bene, tenere un webinar su Delphi, in questo caso sullo sviluppo con Delphi, rivolto a persone che teoricamente non conoscono Delphi, quindi un webinar che registriamo con qualcuno che un ente che si occupa appunto di formazione, di lavoro, che organizza anche una conferenza annuale di cui mi sfugge il nome al momento, ma come sempre, ma perché è l'orario, quindi non per sono un po' troppe le cose che devo sempre tenere a mia mente. Per dire che cosa, che niente, poi vi farò girare il link, in quanto è gratuito, ovviamente aperto a chiunque, però appunto l'intento ovviamente sarà non, come dire, far vedere cose a chi già lo conosce, ma a chi non lo conosce, vedendo un po', come dire, le cose che si possono fare, e al netto del fatto che chiaramente raccolga un po' meno hype di tante altre tecnologie o linguaggi basonati, insomma, che non è, come dire, secondo nessuno da questo punto di vista, come poi abbiamo avuto modo anche di vedere qui in occasione delle nostre live, per cui anzi al momento direi che ho visto anche oggi un po' di condivisioni di librerie, ho visto che c'era una libreria su ChatGPT, e quindi ho condiviso giustamente la nostra live che abbiamo fatto, perché abbiamo prodotto un po' di cose carine anche durante quella live, l'abbiamo sfruttata. Poi seguendo, diciamo, quel filone, ho visto un altro paio di libri interessanti che sarebbe bello. Power, abbiamo arrivato Power, che non è la prima volta che non mi dice che è la prima volta che partecipi in chat, quindi per cui
ben arrivato in ogni caso. Stavamo dicendo, ho visto un altro paio di libri interessanti che sarebbe bello esplorare, quindi magari quando ce ne sarà l'occasione, in un certo senso, possiamo buttare un occhio. Sembra che lato open source in giro ci sia un bel fermento, ma in generale è questo, come dire, un po' su tutto il lato sviluppo, c'è molta... Seguo ogni tanto, grazie. Beh, mi fa molto piacere quando si può, anche perché io... Quando non streamo, a volte saluto qualche sviluppatore, poi vado a vedere quelli che giocano e quindi sono... non sono un bravo, non è che ricambio. Provo a ricambiare con i raid ogni tanto, però a volte spesso porto due persone dove ce ne sono sei o sette, quindi anche quello... Però ci sta, anche perché l'offerta twitchiana è veramente ampia e c'è gente anche brava, quindi... per cui c'è, cioè, proprio brava, nel senso, non come me. Ok, quindi poi vi manderò il link su questo webinar, dicevo, ve lo girerò più che altro perché anche se chi già conosce il tool di sviluppo ovviamente non sentirà nulla di nuovo, però sarebbe bello, insomma, fare un po' di mucchio e far vedere, insomma, anche la community. Anch'io nel mio campo è molto ristretto, però è un campo da ping pong, però grazie mille. E dicevo, ok, quindi far vedere un po' che ci siamo. E quindi sì, infatti l'intento, perché essendo orientato a un discorso di lavoro più che altro, io frequento dei forum dove onestamente non sono in tanti che chiedono ma voglio fare lo sviluppatore. Allora, è vero che a un certo livello secondo me la conoscenza e l'esperienza ti ci vuole, perché un po' di attitudine ce la devi avere, eccetera. Però vedo spesso che a trentenni o così viene proposto università, ok, quella sicuramente è un Twitch, benvenuto, grazie, prego. C'è qualcuno tra l'altro che streama, qualche, io mi scordo sempre, allora se qualcuno streama me lo dice, perché io mi scordo sempre di fare tra l'altro gli shout out. E in una live ne ho fatti due, ma erano a vuoto perché non streamavano, perché mi dimentico sempre. Però è bello anche che chi visita magari, come dire, fare uno shout out, anche perché porta sempre magari cose interessanti, e più delle volte me ne dimentico sempre, quindi non ho finito di leggere il commento. Sentite dire che per i principianti è meglio lo studio perché hanno Community Edition. Sì, che poi per i principianti, per imparare a programmare per i principianti, è meglio una cosa facile, non una cosa gratuita. Cioè, netto di, ok, anche Delphi, la Community Edition, cioè questa gratuità, cioè, tutti la ricercano ed è una bella cosa, però la questione è, se vuoi imparare devi avere un mezzo, cioè un po' come dire, non so, voglio imparare... andare in moto, cerco la moto gratuita. No, cercherò una moto che sia facile da guidare, mi prenderò il patentino. Cioè, adesso chiaramente se parliamo di hobbisti o di gente che poi non lo vuol fare come mestiere, quello ovviamente è un fattore determinante, ma se vuoi entrare in questo campo, ecco, lì molti suggeriscono università e altri percorsi di studi analoghi che secondo me, come dire, tu non farai mai un corso su cosa? Che se nel senso di farlo io o di, cioè di tenerlo, di subirlo, io ne faccio in continuazione. Li subisco e li faccio in continuazione, anche perché fa parte poi del mio lavoro, anche quotidiano, oltre a sviluppare. Mi piace sviluppare, ma mi piace anche, come dire, fare formazione. Però in questo caso, come stavo dicendo, molti suggeriscono la laurea, eccetera, corsi di laurea, sì, cioè chiaramente la laurea ha il suo valore, ci mancherebbe altro, però sembra quasi che senza non si possa fare nulla.
cioè, io sono diplomato, chiaro che ho i miei limiti in quanto tale, però, come dire, da persona appassionata dello sviluppo software, che l'ha fatto da una vita, comunque alcune, secondo me, con la giusta formazione, con la giusta attitudine e con, come dire, il percorso giusto. Spesso sì, ci sono dei corsi un po' truffa, quello è vero che lo dicono, ma conosco più di un divulgatore anche che seguo su Instagram, che lavorano per società, adesso non faccio nomi giusto per non voler pubblicizzarne magari alcune a scapito delle altre, ma anche su LinkedIn sono abbastanza celebri e fanno dei corsi con scopo di inserimento in azienda, ad esempio su tecnologie di front-end. Allora, non è che uno dice in 6 mesi sei pronto, ok, non è che sei pronto, vuol dire che sei a livello di uno che lo fa da 10 anni, però cioè, non è che per imparare a scrivere codice, per fare sviluppare degli applicativi, un'applicazione mobile, ci sia bisogno di quelle cognizioni. Chiaro, se hai l'esperienza, sei più veloce, conosci anche magari tante metodologie, hai più, diciamo, prendiamo anche il tuo libro DEFI in italiano, cioè la traduzione in italiano di quello che ho già fatto, delle 100 pagine, oppure è che uno l'ho già scritto, ma in italiano no, scrivere un libro è troppo massacrante, cioè è una cosa, piuttosto faccio 1000 live, faccio delle micro live, però la scrittura ci ho pensato tante volte, però diventa. Pare che devi trovare qualcuno che sia poi interessato a pubblicarlo e diventa veramente impegnativo. Al netto di questo, no, però secondo me io sono dell'idea che chiunque, un po' come io mi piace prendere come Ratatouille, il gusto che diceva tutti possono cucinare. Chiaro che se vuoi fare lo chef, ok, cioè te devi avere una cultura, devi conoscere come si usano gli strumenti, devi conoscere gli ingredienti, devi sperimentare, devi diventare. Però non è che, cioè, io non voglio fare lo chef, però, come dire, un corso di cucina, ad esempio, l'ho fatto e quando ho finito qualcosina sapevo fare. Insomma, quando faccio il risotto, mi lecco i baffi io, ma se li lecca anche qualcun altro, quindi vuol dire che non è che poi. Cioè, se vuoi fare qualcosa che abbia un valore per un cliente o per qualcuno, secondo me, con un corso, con qualcosa, è fattibile e lo puoi tranquillamente fare. Ovviamente dipende da cosa prendi, cosa usi, perché se inizi ovviamente da dei framework estremamente complicati o dei linguaggi che hanno una barriera di ingresso piuttosto alta, senza nulla togliere ovviamente alla loro potenza, da un certo punto di vista mi viene ad esempio in mente Java, cioè Java senz'altro secondo me da un certo punto di vista è più complesso rispetto a un C Sharp, magari ad altri. Poi le potenzialità sono enormi, per carità, però un JSP, poi in realtà dipende anche dalla mente di chi poi si approccia al problema, perché alcuni magari potrebbero trovarsi meglio lì che non in Python, o dipende insomma da. Ecco, fare un'applicazione. Tornando al nostro discorso in Delphi, secondo me è banale, quindi l'obiettivo è proprio quello di dire: vuoi fare questo mestiere, oppure vuoi entrare in un team di sviluppo, oppure hai un'idea, vuoi fare una startup, quindi hai un problema di costi da contenere e di un prototipo da realizzare che faccia anche qualcosa e sia anche un minimo curato, secondo me, con un'edizione community di Delphi la puoi fare. Sì, la puoi fare anche con Flutter, va bene, la puoi fare con il tool che vuoi, però ecco, non è che ricordiamoci sempre che comunque un tool di sviluppo proposto da una grossa azienda come Google, come Microsoft, che lo propone gratuitamente, è perché deve fare da volano ad altre tecnologie e quindi secondo me, un altro del valore che è da ricercare è nel codice che scrivi e che puoi mantenere, non per far, come dire, non per tenerti un'applicazione in vita 20 anni, che sia dopo 20 anni uguale a come era 20 anni prima, ma
ma un prodotto che puoi evolvere aggiungendo delle funzionalità o comunque magari, non so, visto come va di moda giorno d'oggi, facendogli un restyling anche grafico, ma senza buttare via quello che hai già scritto, perché hai usato una tecnologia che a suo tempo sembrava dovesse essere quella che risolveva tutto e poi alla fine così non è stato e hai buttato via, cioè hai riscritto fondamentalmente del codice. E con alcuni player grossi, anche se ti danno le loro garanzie di formazione, libri eccetera, prendiamo come esempio Microsoft, non è successo una volta sola, ma siamo a tutti quelli che hanno iniziato a scrivere in Visual Basic, ancora oggi ci sono chi sviluppa in Visual Basic 6 ancora. Io piuttosto che suggerire di migrare a visualbasic.net, che è una sintassi simile ma è un framework completamente diverso, gli suggerirei di provare magari Delphi prima, che magari gli si avvicina di più come, come paradigma, e ti devi imparare il linguaggio, ok, ma tanto quell'applicazione la devi riscrivere se l'hai fatta in VB6, altrimenti non avrà nessun spazio di, non avrà nessuna evoluzione, perché quel tool ormai non si riesce neanche più a installare se su una macchina 64 bit, quindi diventa difficile. Però aggiungiamoci anche, non lo so, dicevano ok, il web è difficile, quindi facciamo la panacea di tutti i mali, Silverlight, che unisce, puoi svilupparci sia su desktop sia sul web. Che fine ha fatto Silverlight? È scomparso, e chi ci ha sviluppato delle applicazioni, ho visto delle applicazioni che complesse con delle mappe, tutto integrato, cioè ad oggi Silverlight, se viene nominato, cioè già nominare Flash è come dire qualcosa proprio di vecchio, nonostante non siano passati poi tanti anni dalla sua totale deprecazione, però Silverlight qualcuno non sa neanche cos'è, cioè è stato un flash, una cosa, però lì ci si è sviluppato. Succede anche con le tecnologie front-end, se avete un'applicazione AngularJS e ad oggi ve la volete mantenere, o vi tenete quella, oppure no, ma Silverlight di per sé è interessante, però ovviamente bisogna sempre un attimo, cioè nel momento in cui è uscita aveva una spinta commerciale tale che uno dice oddio, presto, è chiaro, è nuovo, ti cattura l'attenzione, e questo vale per tante cose. Quindi anche su .NET adesso si fa un gran parlare di MAUI, è senz'altro un ottimo prodotto, però come dire, da un certo punto di vista, cioè in Delphi abbiamo già questi strumenti, li abbiamo più o meno dal 2012-2013, sicuramente non erano così come dire raffinati, questo sicuro, però un ambiente di sviluppo cross platform ci sono applicazioni che girano lì, sì, comunque lo puoi installare, lo puoi ancora utilizzare, il discorso è che un progetto nuovo ovviamente con quello non lo vai a fare, ecco, con .NET, ecco, .NET è un altro discorso, chiaramente ha un respiro più ampio, quindi annetto delle nuove versioni su cui sì, girano, no, per girare, chiaramente quello è il solito concetto, poi non sono preoccupato, non c'è mai una preoccupazione eccessiva dal punto di vista di dire ok, l'applicazione viene eseguita perché comunque hai il plugin, finché continui a installare lo stesso software lo puoi utilizzare, per cui sei, come dire, sei abbastanza tranquillo. Però quindi non usiamo un tool esente da difetti, questo parlando appunto di Delphi, però insomma, ci sono sicuramente delle cose che vale la pena discutere. Quindi una di queste cose, Windows 10 non va a Silverlight, no, infatti immaginavo, poi perché per certi versi poi disabilitano delle cose per plugin, a parte che forse il plugin andava su Internet Explorer, quindi se non ricordo male non penso che Edge esistesse, per cui insomma un po' un casino da questo punto di vista, ma era per fare un esempio, come Universal App che si vedeva per Windows e per Xbox, adesso non so ancora se quella tecnologia al momento viene spinta, quindi è un po' come dire, insomma
A volte c'è molto hype, si corre, però insomma, l'obiettivo ovviamente è far utilizzare un ambiente di sviluppo con delle tecnologie perché abilitano magari la vendita di altre. Adesso si va molto sulla spinta di Azure, SQL Server magari, dove poi si prendono i soldi, perché poi non è che Microsoft, Google e altri lavorano per la gloria. Poi che non è l'amica di non è l'amica di Umberto Tozzi, però è proprio per l'onore. Ecco, una di queste feature che mi sarebbe piaciuto esplorare è quella del Bluetooth, per cui stasera avevo intestato questa, giusto per fare qualche chiacchiera in meno, anche se vedo che il momento delle chiacchiere di solito è quello più partecipato, poi quando si inizia a scrivere codice scappano via tutti. Adesso una sera faccio solo live di chiacchiere. Poi questi sono poi i miei pareri, da questo punto di vista. Io sono uno sviluppatore .NET, quindi uso C Sharp, a volte mi è capitato anche di fare assistente, di usare Visual Basic, .NET, assolutamente no problem, JavaScript, Python, a me, io sono un, come dire, mi piace la programmazione, per cui ognuno di questi secondo me ha il suo ambito di eccellenza e pertanto vale la pena appunto conoscerlo, perché a seconda dei requisiti di quello che eventualmente può capitare di dover sviluppare. Sì, ci sono gestionali che girano ancora con Arch, se c'è un forum sul forum dei programmatori, programmatori.it, c'è stato un flemmone su Access come tool di sviluppo moderno, che quindi se volete andarvi a sbizzarrire a vedere questa discussione, che voglio dire, sì, è un tool di sviluppo, è un tool che si può chiaramente ancora utilizzare tranquillamente per fare un software, però ovviamente ha un respiro molto, cioè non è scalabile, non c'è web, è solo Windows, non c'è criteri di sicurezza, non ci sono, chiaramente, a meno che non sia copiato con un server tipo SQL Server, allora diventa solo un linguaggio con cui puoi creare delle maschere. A quel punto, come scrivevo in quel topic, cioè, preferisco usare altro che non racchiudermi con Arch se usare VBA, perché mi sparerei già. Cioè, già dobbiamo fare, almeno io e qualcun altro lo fa come mestiere, se ci dobbiamo torturare anche a sviluppare con Access, e diventiamo, cioè, con VBA ho visto degli on error resume next, on error go to, ma brr. Quindi no, è che qualcuno pensa ad esempio che Delphi sia ancora, cioè, così, e uscirà la versione nuova qui verso la fine di febbraio, forse prima, c'è un webinar di presentazione, quindi magari esce la settimana prima o quella settimana, e tra l'altro festeggia i 28 anni, per cui sì, qualche live comunque la faremo guardando un po' delle sessioni che magari, se riusciamo, che vengono presentate con un po' di storia, quindi, però non è lo stesso prodotto di 28 anni fa, ha una sua evoluzione. Access fondamentalmente rimane intoccato, quindi immagino, nel senso che poi il linguaggio, cioè, se uno poi è bravo, ovviamente anche lì si può fare le cose pulite, si può dare una, come dire, una, si può organizzare gestendo gli errori come si deve, magari sempre con una label. Qualcuno scompare e Malawi in beta. Sì, anche se non dovresti no, questa è pubblica effettivamente sul blog, infatti non parlo di Malawi, perché c'è chi fa il beta tester e loro sono, non so perché sono così gelosi di distribuire. Io la farei uscire al pubblico, cioè raccoglierei feedback da qualsiasi sviluppatore anche che passa dalla strada, invece sono sempre queste che siamo dei segreti, come, quindi no, sì, c'è il blog post, quindi il nome della, cioè il fatto che ci sia la beta eccetera, sì, sono la info c'è, quindi, però sì, quello che diciamo sono le caratteristiche, a parte che poi ne vedono alcune, poi non è detto che siano definitive, anche lì non si sa mai, però insomma, la direzione comunque mi sembra
Un paio di novità mi sembrano interessanti dal punto di vista proprio come direzione, quindi non ho avuto però molta occasione di guardarla in maniera approfondita, quindi dicevo, quindi passiamo all'argomento, dai, via, così scriviamo un po' di, cioè più che scrivere del codice, vediamo un attimo la dinamica di creare delle applicazioni. Allora adesso mi tolgo la musica, spero non sia alta né troppo bassa, perché fa sempre un po' di difficoltà trovare il giusto equilibrio tra il fastidio e... perché sotto ci sta bene, però... passo, allora chiudo, passo questo da un'altra parte. Il loro timore di sbilanciarsi, infatti, ma non capisco quella cosa lì. Io l'ho sempre un po' criticata, perché cioè ogni volta che c'è una presentazione ci scrivono sempre, però non è detto che siano le funzionalità definitive, però attenzione che ogni cosa che non è confermata non è detto che ci sia, cioè una volta che l'hai scritto e lo dici e dici ogni volta, guardate, la questione però sta così, perché ovviamente se non è pronta, a parte che a volte rilasciano della roba che non è pronta perché l'SP non era senz'altro pronta, e quindi però non vado a sindacare sui criteri di qualità, che ci facciamo delle litigate su Facebook e non solo, però una volta che l'hai detto è inutile ribadirlo, cioè se uno ha capito bene, se uno non ha capito, però questa insistenza, vabbè, sì, cioè, va bene, una beta, è chiaro che se una cosa non è pronta rimarrà in beta e verrà la prossima volta, anche con i record, i manager records che inizialmente non erano pronti, o meglio erano pronti ma andavano a fare dei break change sul codice che davano problemi su progetti di alcuni clienti importanti con progetti molto grandi, e niente, la riprendi, te la ristudi un attimo, non è un problema, quindi sembra che hanno mantenuto tutte le fisime che ha una società quotata in borsa, tipo la Borland, che doveva fare i suoi programmi trimestrali con un timore. Tu lo scrivi all'inizio della slide, però sempre questi misteri, questi e gli altri non vedono l'ora di dirtelo e continuano, ogni giorno fanno parlare di sé con delle, che forse è anche esagerato, però vabbè, è una strategia commerciale, ok, però anche di tipo di prodotti JetBrains, che teoricamente dovrebbe essere un'azienda simile e privata, che sappia, come dire, escono delle preview, escono le early access, escono, poi è un early access, lo provo, se mi dà un errore dico vabbè, è un early access, e quando la versione in produzione, che se mi dà un errore una cosa proprio non va, mi fa arrabbiare, nonostante poi... Buonasera Pan Spinning, che tra l'altro è in inglese, quindi welcome, my English is very bad, I know you speak English, so maybe you know Italian too. We are talking about Delphi and connecting apps. Io sono italiano, ma allora mi confondo, ma l'altra sera però mi sembrava che parlassi in inglese, quindi eri tu che parlavi in inglese ma eri italiano. Mi sembrava quando abbiamo fatto il ride che parlassi in inglese, avevo dato per scontato che fossi, siccome è capitato anche di c'è anche un francese che a volte capita, e quindi che comunque dice parlo tranquillamente italiano, quindi ok, allora mi ricordavo bene che stavi bestemmiando con Docker e SQL Server, se non ricordo male, che io ho avuto l'occasione di usare due giorni dopo, che infatti ho detto va, casualmente, però ero riuscito a installarlo, ma in realtà il tuo problema era che lo stavi provando a far partire con Kubernetes o con un altro tool, perché io sono riuscito a partire, cioè a installarlo, a usarlo con Docker
E ci ho messo un po' a farlo partire perché non avevo letto la documentazione, ho visto che c'era scritto che per partire devi creare una variabile che si chiama accept user license, cioè devi accettare la licenza con una variabile d'ambiente. Una roba che io ho detto, vabbè, ma quindi... E passargli la password di SA, e quindi... Però è partito così, l'ho fatto per un demo volante per far vedere che si poteva usare anche così. È partito talmente bene che quasi quasi mi disinstallo quello che ho sul computer e vado a ripristinare quelli. Quindi me lo vado a installare, se non tenesse un fracasso, tutte queste immagini di Docker, però è veramente comodo Docker su quegli aspetti, che provi, butti via, se hai bisogno di qualcosa, installi. Allora, dunque, quindi adesso mi sposto questo così facciamo un po' di coding, perché in realtà l'obiettivo della sera, allora questo lo butto via, cambio la cam, lo fa in tanti, casino del mio dog che su NAS NAT 32 bit è difficile trovare le immagini. Ah, sì, ormai tutti vogliono 64 bit, quindi aiuto, che schermo luminoso. Allora, la cosa che io mi volevo studiare questa sera, quindi dico proprio studiare perché in realtà dovrei già conoscerla, perché ho fatto la revisione tecnica di un libro che ne parlava, però non mi ricordo più un tappo di niente di quello che ho letto. Però io ero rimasto abbastanza, quando l'ho letto, basito, perché so che, cioè, sapevo che c'era il supporto Bluetooth, perché una delle live che abbiamo fatto, come dire, all'inizio, tra l'altro, una dell'inizio dove ci sono gli scherzi della nonna, ce l'ho. Poi, a parte che adesso ho il mio sitarello, che sono contento perché sono quello che lo usa di più. Ogni tanto mi devo andare a pescare una live vecchia, o qui forse devo abilitare anche la ricerca perché... Oh, buonasera Coder Cats, che sembra non è una parolaccia, ma ben arrivato, sei riuscito a fare l'incursione. Come avevi detto, come va? Anche qui stasera mi sto perdendo in chiacchiere, quindi... Oh, allora, aspetta che faccio un po' di... giusto che mi dimentico sempre. Allora, un po' di shout-out. Spinning Kids. Spero di averlo scritto correttamente. Direi di sì, cioè vedo il logo. Perché io mi scordo sempre di fare le shoutout, sono un maleducato e quindi... No, ce l'ho in... Ho il comando in cooldown e sono l'amministratore del canale. Ok. Faccio i dovuti shoutout perché mi scordo sempre e quindi... Andate a seguire questi streamer che fanno sviluppo, quindi anche loro sono della... Ah, ecco, c'era questa live abbiamo fatto sull'app tethering, che tra l'altro era una delle prime, maggio 27 2021, sono quasi 2 anni fa, oh, è già tanto che... E c'era un pezzettino dove non avevamo usato il Bluetooth, mi sembra, però avevamo testato il porcello, il classico, il mitico porcello che fa il verso, secondo me ne ho una clip sul canale col maiale in curva che fa le sue. Abbiamo usato l'app tethering, ovvero una tecnologia con dei componenti che permette praticamente di mettere in comunicazione delle app scegliendo, era qua Giusto. il momento clou dove avevamo lanciato la... Beh, non mi vedo, mi copro 2 volte, faccio il...
adesso là c'è la mia voce sotto. La cosa poi interessante è che di questo progetto ci sono anche delle risorse remoto di questa applicazione, poi vedremo anche un pochino di codice. Quindi prendiamo il nostro pig remote, ovviamente lì il maiale sul device e il remoto di questa applicazione, poi sul desktop o eventualmente... Ah ok, vabbè, c'è la clip sul canale dove praticamente qui pigiando sull'applicazione mobile che qua era sul telefono e c'è lo schermo catturato, o meglio pigiando sull'app faceva il verso del maiale sul mobile e volendo anche viceversa con l'app tethering, che è una tecnologia interessante. Sono componenti con cui si può mettere in peer to peer una comunicazione tra app che stanno o su PC oppure su mobile oppure su diversi schermi, e quindi c'era e la scelta di comunicazione è wifi, ma in quel caso l'avevo usato per fare lo scherzo alla nonna, perché avevo nascosto un telefono in un cassetto e quindi da remoto schiacciavo un tasto e c'era un tablet che faceva questo verso del maiale in curva, un verso abbastanza abominevole, e mia nonna si incasinava a vedere dove era la fonte del suono. Si può usare il wifi ma anche il bluetooth, quindi qui abbiamo questa bella immaginina. Quindi io sapevo che tipo il remote di Spotify, esatto, proprio identico, cioè sono proprio componenti che, cioè, che tu li metti giù su una finestra, li apposizioni e lo metti uno sull'altra, cioè su un altro app che deve girare sul device, oppure magari la stessa applicazione che carichi in diversi device, e gli dici di fare una sorta di, cioè puoi cercare le altre app, oppure gli dici auto discover, e tutte le app che hanno questi componenti e un codice, diciamo, applicativo uguale, con delle porte si parlano e si connettono tra loro, e quindi da quel momento in poi possono parlarsi in una rete peer-to-peer. Quindi in quel caso era più una sorta di client server, però col vantaggio che, come per il Bluetooth, avveniva un pairing, cioè io non avevo bisogno di conoscere l'IP dei due dispositivi, ma lanciavo in rete locale l'app col Bluetooth, l'app su un dispositivo, poi sull'altro, e facendo autoconnect si cercano e si connettono tra di loro. E dopodiché puoi remotare delle azioni, cioè c'è l'azione che è un componente che rappresenta un comando e rappresenta su entrambe le app, e c'è una cosa che la può remotizzare, vuol dire che la mappi sulla stessa azione che sta nell'altra applicazione. Quindi se dall'altra parte schiacci il pulsante, in realtà esegui l'azione sul dispositivo remoto. E la cosa bella è che è una soluzione praticamente no code, non c'è quasi codice da scrivere, cioè sono solo dei componenti, e lavorano con wifi e col bluetooth. Da lì mi si era messa una pulce nell'orecchio, perché io avevo visto che c'erano diversi componenti in Delphi da installare per parlare con dei device. Quindi io immaginavo che il supporto al bluetooth fosse come dire solo per questi device. In realtà ci sono delle unit e dei componenti per usare il bluetooth con le sue funzioni normali, tipo fare la ricerca di dispositivi, fare il pairing o qualcosa del genere. App tethering mi trova, sì, è un nome, in realtà è un nome dato ai componenti che ci sono dentro l'ambiente di sviluppo, in realtà, cioè è un nome che si sono inventati. In realtà è una cosa molto comoda, può essere usata in quella live che facevo vedere, l'ho usata per diversi scopi, ad esempio per collegare un'applicazione desktop che faceva partire PowerPoint pilotato col server COM, quindi come ActiveX PowerPoint può essere caricato, puoi caricare una presentazione, puoi scrivere un programma che lo pilota tramite la sua interfaccia di automazione, con la differenza che l'applicazione che, diciamo, apriva la presentazione e faceva avanti e indietro con le slide
si collegava con questo tethering, cercava automaticamente un'app sul mio mobile che faceva da telecomando, e quindi mi sono fatto un po', come dire, il mobile in casa, il telecomando in casa. Quindi ho risparmiato quei 40 euro dei telecomandi professionali, però in compenso ne spendo 1000 all'anno per la licenza. No, vabbè, ma vuoi mettere il fatto di dire mi son fatto l'applicazione da solo? No, quindi è abbastanza. Poi che altro c'era? C'era una chat. Ecco, la chat era interessante perché era una sola app, e quando veniva lanciata su qualsiasi dispositivo cercava le altre, si collegava. Quindi nel momento in cui ci sono, come dire, queste app che si collegano, cercano le altre, sono tutte come una rete a stella, cioè ognuna parla con le altre. Quindi se si scrive un messaggio tutti gli altri lo ricevono, e nel momento in cui uno si disconnette quello non c'è più. La comodità è non dover battezzare degli IP, non è un client server, ma è proprio un peer-to-peer gestito in automatico da questi componenti. Tra l'altro sono due componenti, uno che fa la connessione vera e propria e un altro che espone una sorta di profilo, che in realtà è un concetto che abbiamo anche col Bluetooth. Perché ad esempio il Play, che fa l'autoradio quando... oppure quando ci si collega con quelle casse che si va avanti e indietro con, o si fa il play e lo stop, sono tutti comandi che si possono inviare di testo, e quindi quando un certo, come sono questi ad esempio, Technology Based on Standard Bluetooth Profiles, cioè via Bluetooth puoi mandare qualsiasi dato, se mandi certi comandi specifici stai supportando un protocollo particolare. Quindi magari, non so, c'è un protocollo che ti dice con questo comando avvii la riproduzione, stoppi, fai play o vai indietro, avanti di una traccia, gli hanno dato un nome a T-Commands. Beh, più o meno diciamo che non sono così, però ad esempio se cerco questi, magari sono uno di questi, ovviamente devo metterci la chiave Bluetooth. Cos'è il profilo SPP e GATT? GATT Serial Port Profile, Generic Attribute Profile, cioè sono tutti profili, sono tutti sigle corrispondenti. Beh, comunque non sono i comandi AT, ma il concetto è un po' quello, cioè tu mandi testo. Se io universalmente stabilisco che se fai play riproduci un brano, stop lo fermi, e con rewind oppure back o forward vai avanti e indietro, e gli dico questo è il protocollo audio 2, chiunque supporta audio 2 vuol dire che è un dispositivo che se riproduce musica vuol dire che è in grado di ricevere questi comandi, se sei un dispositivo che pilota via Bluetooth sei in grado di inviarli, e il Bluetooth è solo il canale. Quindi però alcuni di questi gli hanno dati effettivamente degli standard, non so se sono questi onestamente, però questi sono standard industriali. Cos'è Bluetooth Dune? spiegato.com. Dial up networking, quindi c'è il supporto ad alcuni standard, anche questo PAN non so cosa sia, non PAN sessuale che è un'altra cosa, ma PAN Bluetooth. Personale network, collega dispositivi come mouse, tastiere, stampanti e tablet, quindi c'è roba di sulla rete o sul... Quindi, venendo a noi, allora, supporto Bluetooth, notevole grazie a spiegazione... Ah, prego. In realtà me la sto ripetendo a me stesso per vedere se ho capito... se me la sono capita. Quindi allora qui il supporto ce l'abbiamo, perché abbiamo sia delle uni, cioè dei moduli di codice delle PI pronte, ma anche dei componenti che supportano sia il Classic che il Low Energy, che direi che è un po' il futuro da questo punto di vista, ma
lo stesso motivo per cui faccio live pure io. Infatti, no, io continuo perché non ho mai imparato così tante cose da quando sono messo a fare queste live, e poi appunto mi butto in questa cosa e poi vedo cosa succede. Quindi abbiamo il classico e il low energy, che dovrebbe essere meno performante dal punto di vista della banda, da un certo punto di vista, però consuma molto meno, è quello che usano i Beacon, se non ricordo male, quelli che ti dicono appunto dove ti trovi, che fanno le data transferred. Beh, c'è una bella differenza comunque. Bluetooth classico 2 Mbps, meno di 100k low energy, ci sta. E allora torna a fare qui ti esortano, non ti lasciano. Ciao Jordi, ben arrivato. Protocollo limitato a 7 slave, useful per application con small amount of data. Ok, quindi using classic Bluetooth. Ci sono un po' di limitazioni legate al fatto che qui iOS probabilmente solo low energy, ho questo sospetto. Vediamo se sì, quindi è solo low energy, però vabbè, io uso quello normale e vediamo. Ok, quindi abbiamo dalla versione 4 del Bluetooth. Settimana prossima torno. Codercat è sempre in live, infatti è sempre in. Allora, quindi come fare? Original Bluetooth, Classic Bluetooth, Transfer Rate. Per implementare Classic Bluetooth, aggiungi un componente Bluetooth alla tua applicazione e fin qui. Quindi io provo a fare un'applicazione che faccia da client, poi parto con un prototipo, perché altrimenti, quindi la faccio Windows, così non ci sono, ne faccio una per Windows e uno per e una multi device, così me la gioco facile. Ok, allora adesso mi vado a salvare Bluetooth, quindi questa la faccio, vabbè, la chiamo desktop, sì, anche perché pur essendo bidirezionale non vorrei, cioè vorrei, il mio obiettivo, siccome qualche live fa ho fatto una sorta di lavagna dove scrivi tipo a Biro sperimentando una libreria grafica che si chiama Skia, che tra l'altro è bellissima e fa delle robe stratosferiche, mi era venuto il guizzo di dire: se metto una stessa applicazione su un tablet e trasferisco le coordinate del tratto, mi dà tanto quel film di Visual Studio 2008 di Delphi. Non è casuale come come, poi che lo uso scuro perché non voglio sembrare troppo boomer, anche se una volta lo usavo sempre chiaro. Volevo trasferire il tratto che si fa sull'applicazione mobile sull'applicazione desktop per fare una sorta di lavagna magnetica, e quindi è nato prima l'uovo o la gallina? No, Visual Studio, cioè Visual Studio è nato in sé, dovrebbe essere nato prima di Delphi, però parliamo del Visual Studio fino alla versione 6, cioè anzi prima della versione 6, quindi un Visual Studio molto vetusto. Come poi diciamo, i due ambienti sono equivalenti perché sono ambienti RAD, cioè per lo sviluppo rapido, e linguaggi, come dire, si assomigliano, quindi le finalità sono compatibili, quindi esatto. Comunque .NET, più che altro Windows Form, quindi in questo caso è fatto per uno sviluppo rapido, quindi poi un po' si assomiglia perché la cosa è anche voluta per creare familiarità. Cioè un tempo c'era anche il supporto .NET in Delphi, poi è stato rimosso perché fondamentalmente era abbastanza inutile continuare a rincorrere
come dire, Microsoft replicando delle funzionalità di un framework che già avevamo. Quindi, sì, esatto, WinForm è un po' l'equivalente, brutto però, della libreria che sto utilizzando adesso, che è la VCL, che è una libreria che esiste da quando Delphi è nato per lo sviluppo Windows. Il creatore di C Sharp e di Windows Form, io c'ero. Anche tu potrai dire io c'era, come c'era. Ho visto una vignetta con una candela che aveva il fumetto sotto, io c'ero. Bruttissima questa comunque. Io sono del 95. Qui siamo un po' più diciamo maturi, per non dire marci, però. No, per cui il creatore di Delphi, Andrei Eisberg, non mi ricordo come si pronuncia il nome perché è un po' difficile, è anche il creatore di C Sharp e del .NET di Windows Form, non credo, perché poi Windows Form in un certo senso è un po' il porting minimale di quello che c'era in Visual Basic 6, per dire, ecco ragazzi, se usate questo tool avete già tutto quello a cui siete abituati. Peccato che tutti gli sviluppatori VB6, quando iniziano a vedere sotto il cofano VisualBasic.net, non ci capiscono una mazza, perché ovviamente VisualBasic.net è completamente orientato agli oggetti. Quindi se vuoi una finestra non puoi chiamarla form1 e scrivere form1.show e vederla, perché devi fare una new di form1. Form1 diventa una classe, cioè cambiano un po' di concetti, anche se la sintassi rimane uguale, e io li vedo tutti impazzire, mentre chi magari ha sempre sviluppato in Delphi, ha sempre sviluppato oggetti a netto del linguaggio, è già abituato a trattare le cose in un'ottica OOP. Quindi anche in questo caso, anche in Delphi, la finestra è una classe, quindi io ne posso creare una 10, 100, 1000, e quindi vado a fare un giro su Rocket League, non so cos'è, ma immagino sia un gioco, però appunto, quindi ho la barra spaziatrice un po' morta. Ah, è un gioco che impegna la barra. Grazie mille, grazie di essere passato, molto piacere fare la conoscenza, così poi se dopo codifichi magari passo col ride, e quindi così ci rimbalziamo. Allora, quindi salviamoci questa finestrazza, la chiamiamo Bluetest invece che Bluetooth. No, dai, Bluetest.forms.main. Ma sì, dai, Bluetest mi piace, quindi mi spalmo sul domani, ci sta. Effettivamente ci sta, perché è una vitaccia dura, quindi allora Bluetest, ok, così for main, a dopo, ciao. Allora metto main form, ok, quindi abbiamo lo main form. E qui lui dice di aggiungere componente Bluetooth alla tua applicazione, grazie. Quindi ok, aspetta che provo a vedere se ho un altro tutorial magari da seguire. Ah, qui mi precisa che appunto su Apple non c'è il Classic ma solo Low Energy, e su Windows 7 è disponibile Bluetooth, va bene. Bluetooth application usano un metodo di comunicazione client server, ok, quindi la comunicazione è sempre, in un certo senso, va sempre in un verso. Ero convinto che fosse che quando sei paired, cioè quando sei accoppiato, vabbè, niente da fare, va bene così. Allora, configurare Classic Bluetooth. Provo a seguire questo tutorial, così non passo continuamente da una schermata all'altra. Ma allora, come si può fare?
dobbiamo fare prima la, come si dice, la discovery, cioè andare a cercare i device e fare il cosiddetto pair. Quindi io metterei qui un non so se mettere un tab control o qualcosa del genere. Mettiamo un page control, magari qualcosa del genere. Allora, page control. Deve essere quello. Ok, abbiamo il page control, new page. Ok, facciamo questa pagina. Add toolbar. Ok, perché noi dobbiamo, in poche parole, giusto per dare l'obiettivo, stavo leggendo in background, fare fondamentalmente questa cosa: cercare i dispositivi e abbiamo il link del dispositivo. Nel momento in cui lo andiamo ad accoppiare, c'è uno scambio di informazioni tale per cui quel dispositivo diventa in un certo senso noto, cioè possiamo teoricamente ricollegarci, o comunque possiamo vedere i device che abbiamo già unito, e da quel momento in poi possiamo interrogare il dispositivo per sapere quelli che sono i Bluetooth services, cioè quali sono i protocolli che il dispositivo espone. Cioè lui ci dice: guarda, supporto hanno un codice e ad ogni codice corrispondono dei comandi che il dispositivo è in grado di supportare. Quindi dovremmo fare appunto praticamente 4 tab, di cui quindi uno è legato al discovering. Ok, adesso andiamo, facciamo intanto questa parte di discovery, quindi questo lo chiamiamo main page control. Questo è il tab sheet, allora discover tab sheet. Ok, poi lo chiamiamo, dov'è la caption? Qua, discover, perfetto. Questo gli facciamo tenere un po' di spazio, lo allarghiamo finché ce n'è. Ok, quindi aggiungiamo una toolbar, o anche un pulsante, dipende da quanti tasti dobbiamo inserire. Non ho idea di come graficamente dovrebbe diventare, però direi che possiamo stare abbastanza tranquilli su questo. Allora mettiamo una toolbar, così toolbar. Well, abbiamo la nostra toolbar, discovery toolbar, anche se discover tab sheet, discover toolbar, questa è la caption. Andiamo a dargli anche il name, program pizza for me. La pizza non so se l'abbiamo mai fatta, no, su questo canale c'è sempre andata bene la pizza, che di solito è il che benvenuto a Chutia Master, dipende se è tipo amaro o beviamoci un Chutia Master ghiacciato on the rocks, oppure se sa riferimento a un gioco che ovviamente da boomer non conosco. Ma quindi abbiamo la toolbar che non si vede quasi un tappo, però adesso aggiungo anche una market table, metto una DB grid. Allora voglio fare le cose, ma non dentro la toolbar, scemo. Ok, questa la allineiamo al client e questa diventa la nostra discover grid, perché sono pigro e quindi vorrò fare una cosa molto pigra. E quindi qui c'è la nostra toolbar,
dobbiamo metterci un tasto di refresh, quindi facciamo un new button, quindi facciamoci anche magari una action list, main action list. Siccome sono buono, voglio fare anche una image list, così ci mettiamo anche le iconcine da veri maranza. 32 bit main image list, oppure potremmo chiamarla action images, magari così qui ci teniamo solo quelle e siamo a posto. Io poi non so neanche se ce le ho delle icone da spendere, dunque dove potrei avere, andiamo a vedere su cartella pubblica, utenti pubblica, immagini pubbliche, icone. C'ho font tabs on free, che però ha degli, beh, agli SVG potrei quasi mettere il componente, ma non voglio perdermici troppo su queste cose. File types folder, no, queste sono per le folder. Ma non avevo una volta un facciamo così, no, aspetta, dai, inutile che andiamo a, come dire, a lavorarci sulla parte grafica, facciamoci delle azioni normali. Allora, facciamo un'azione, potreste usare la virtual image list, sì, oppure anche quella di coso mancanza di rispetto totale. Allora, la libreria di Carlo, che pensavo all'azienda, poi dell'image list, che in effetti potremmo anche installarla, ma no, non vorrei deviare in un certo senso dal selciato, tanto possiamo poi aggiungere in un secondo momento. Pensiamo prima alle azioni. Allora, pensiamo prima al Bluetooth, che è il, sì, di Carlo Barazzetta, sì, no, vabbè, ho avuto un momento di, come dire, di defiance. Buon Carlo, che ha fatto queste librerie stratosferiche, che sono, cioè, a parte essere proprio belli in sé, ma anche proprio gli editor fantastici. Allora, Discover, giusto per dire che appunto con le librerie vedo che c'è anche open source, c'è un sacco di voglia di produrre delle cose interessanti. Allora, Discover, refresh action, anche se un nome un po' lungo, la caption diventa refresh, ok, la metto su questo pulsantino qui e così gli dico, adesso vado sulla toolbar, poi per le icone decidiamo, ma intanto track gli metto questo, gli metto un allo text button true, false. Non c'è modo di renderla un pochino più lista false, dargli un auto size e rimetterla un po' più. Sono dei pulsanti che fanno un po' auto size. Adesso allargo magari un po' questo, cioè, scusa, voglio, dov'è l'altezza delle immagini qui? Vabbè, l'ho messo in auto size, che scemo. In realtà volevo allargare un po', ma poi ci mettiamo l'icona, quindi fa lo stesso, andiamo tranquilli. Non c'era su Getit anche le icon
sono le Icon 8, c'era, però mi installa anche un tool e tutta una serie di robe che non è che mi interessino. Però abbiamo la SVG Icon Image List, la Font Image List per VCL e FMX, che potremmo, sai, mi installa quel tooltino che sta nella barra di comando, poi dopo voglio sempre i soldi per queste icone, ma spero che non mi faccia riavviare per installare questa roba qui, che non è neanche integrata nell'editor, cioè non è roba che va nell'editor, quindi ecco, quasi quasi ad esempio potrei dirgli di non installare quel, vabbè, lasciamoglielo installare, così abbiamo anche qualche icona. Intanto bevo e poi lancia Icon 8. No, por favor. Quindi lui dovrebbe aver messo qualcosa in C, utenti pubblica, documenti pubblici, Mercadero Studio, catalog, Icon 8. Mi sa che se non lo lancio non ci dà le icone. Ok, lancia questa applicazione. Ecco qua il pipino. Ehi, tra l'altro è pesantissimo, all'inizio si scarica dei dati, ecco. Ok, si è inizializzato. Refresh. Allora, save as. Adesso mi copio tutto qui in immagini, poi me li sposterò. PNG 48, quindi qui prima di aggiungere qualsiasi cosa facciamo un bel 48x48, 32 bit l'ho già messo. Aggiungi. Ok. Come si toglie la preview? Ah, forse è qui incorporata, perché ok, così abbiamo anche l'immagine image, associamo questo al, oppure usiamo i quick edit, quick select images, action images. Boh, prima era piccolo, adesso è diventato enorme, però aspetta, perché lo rimettiamo come lista. Oh, perfetto, così già un po' meglio, dai. Quindi a forza di, ok, dopo aver scasinato andiamo a mettere la ciccia, giusto? Dobbiamo mettere, allora intanto dobbiamo mettere un allora dobbiamo fare, seguo le istruzioni, quindi effettivamente conviene andare, come diceva Fahrenheit, andiamo per gradi, quindi mettiamo anche la new page dove mettiamo i device, quindi questa diventa devices o device, device tab sheet. Non sta attenti a dire correttamente sheet, anche se sheet. Poi abbiamo
i servizi, new page. Quindi questa è la service tab sheet, caption s services, ok. E poi c'è un'ultima tab che fa, fa da chat in questo caso, ma vabbè, questa secondo me facciamo in tempo a, a pensarla, perché il template che sto seguendo è di, parla tra l'altro di FarmMonkey. Io ho fatto un'applicazione VCL, però va bene. Device, aggiungiamo una toolbar a tutte e due, quindi questo è il tool button, refresh name, refresh tool button, discover toolbar, device, mettiamone uno anche qui. Questo nome mi è rilevante, lasciamone solo uno, così importa la unit e siamo sicuri che funzioni. Però qui dovremmo fare poi la device refresh action. Credo. Ok, la caption è sempre la stessa, quindi sotto device questo va sull'altra azione di refresh. Quindi allora facciamo in modo che alla creazione della finestra forziamo la nostra pagina attiva su main page control active page uguale a discover, o non mi ricordo, devo andare su device tab sheet all'inizio, tab sheet sempre ovviamente. Probabilmente perché ha già dei device collegati. Beh, io siccome devo testare, intanto la metto su questa, poi dopo ne parliamo. Quindi, main action list, abbiamo le nostre action list, abbiamo le nostre immagini. La cosa che dobbiamo fare è aggiungere, vabbè, qui si parla di list view, qui ci penserò. Mentre sui device, quindi qui abbiamo una discover device, quindi questa diventa una discovered grid, cioè i device che abbiamo scoperto. Ne facciamo una copia qui, dove questa diventa la paired grid, cioè i device su cui abbiamo fatto un pairing. L'obiettivo, quando scarichiamo, otteniamo questi dati, è di metterli all'interno di una memtable che abbiamo in FarDAC, così possiamo agganciarli sui componenti e quindi fare le nostre operazioni. Potevamo quasi forse mettere tutto in un bel data module, anzi quasi quasi, però vabbè, è un prototipo, quindi chi se ne frega da questo punto di vista. Quindi aggiungiamo le memtable di FarDAC, quindi l'equivalente un po' dei vecchi client dataset. Quindi questa la diventa la discovered, oppure che già è lungo, facciamo found, ma no dai, cominciamo così, discovered memtable. Poi facciamo un'altra tabella e la chiamiamo in questo caso la paired mem table. Quindi abbiamo i dispositivi trovati e quelli a cui abbiamo già fatto il pairing. Secondo me
il tentativo poi del demo sarà quello di salvarsi quelli già paired come dispositivi già noti per fare la connessione. Quindi il discovery è un po' come entrare in contatto con dei nuovi amici, la paired è, ti aggiungo alla rubrica dei contatti. Edit the list of fields, quindi andiamo a vedere la lista dei campi. C'è il mitico field editor, o comunque possiamo usare qui anche la field defs. Ok, quindi andiamo a metterci i campi, ci mettiamo un campo che sarà il device name di tipo string. Poi uno può usare anche un db probabilmente, però queste sono talmente comode. 100 sarà sufficiente, boh, mettiamoci un 200 che non si sa mai. E un altro campo in realtà è l'address bluetooth, anche questa è una stringa. La dimensione è boh, magari poi l'accorcio, che ne so io. Potevo fare questa dopo, perché visto che la struttura è uguale in un certo senso, almeno replico anche i campi. Paired mem table, ok, la tabella c'è, vediamo. Abbiamo un edit dataset, possiamo metterci dentro Pippo, indirizzo abc dfg bla bla bla, ok, e i due valori ci sono. Edit dataset, clear data, ok, clear data, è tornato esattamente come prima, perfetto. Tieni però i campi, ovviamente non è che mi hai rimosso anche i campi. Maledetto, ho fatto un clear, è stato un clear troppo. Posso fare copia e incolla? Sì, dai. Sono stato troppo... Ah no, perché sono componenti diversi. Sai cosa faccio? Faccio così. Quest text, dove sono? Field defs. Tiè. Tiè. Salva e torniamo al form, e così i campi ce li abbiamo, il depth. Ok, quindi a questo punto abbiamo, ci mancano un paio di componenti, ovvero i data source. Spostami un po' questi così abbiamo spazio. Ok, qua ci mettiamo discovered data source, e poi abbiamo il paired data source, quindi origine dati, auto edit assolutamente no, il dataset è questo, discovered auto edit no, perché andiamo tutto da codice ovviamente. Ok, quindi abbiamo messo i due componenti. A questo punto qui dove siamo? Nella device, quindi nella device abbiamo come data source il per data source. Quindi se io apro questa tabella dovrei vedere le due colonne sbram. Ok, oddio, diciamo che no, apri pure, mi sembrano un pochino grid columns, magari andiamo a editarlo qua sulla tabella, sono, sembrano una larghezza un po' Adolf Fields. Riducimi un po' la display width, che sembra un
100 o 50, dammi là. Magari diciamo l'address a un po' meno, facciamo no, 50, però potrebbe essere adatto, come questo lo mettiamo un 100 o un 80, che così, che poi possiamo ingrandire qui, ecco, così vediamo anche di più. Ok, quindi qui stessa cosa abbiamo fatto, abbiamo detto un 80 e 50. Ok, qui uguale, ci customizziamo i campi 80 e 50, display label address, device name, display label device name, yeah, così. Si legge anche un po' meglio. Quindi questa griglia è agganciata alla PERD. Se vado su Discover, questa griglia è agganciata a Discover Data Source. Discover Table, facciamo una prova. Ok, diventa praticamente uguale, quindi benissimo. Quindi abbiamo l'azione di refresh con le immagini, il tab, le varie griglie, i pulsanti, le tabelle per memorizzare i dati. Ci abbiamo, direi, praticamente tutto. Dobbiamo andare alla ricerca di questi dispositivi in un certo senso. Quindi per usare il Bluetooth, finalmente alle 11 usiamo il Bluetooth. Mettiamo il componente Bluetooth sul form. Ok, Bluetooth Classic. Quindi abbiamo due componenti, Bluetooth e Bluetooth LE, Low Energy. Usiamo il Bluetooth classico, che va bene su Windows per un data rate abbastanza importante e non è supportato da iOS, ma da Android sì. Ok, quindi nel momento in cui noi entriamo, l'applicazione parte, dobbiamo svuotare i dataset, potremmo anche dire ok, però insomma, quindi vedete che è stato aggiunto anche sul unit System Bluetooth, che ha le API di base, eccetera, e Bluetooth Components, che sono i componenti uno dei componenti che abbiamo appena inserito, che di fatto non è che abbia molte proprietà, ma come dire, ha degli eventi chiave, discovery end, discoverable end, abbiamo un po' di metodi che possiamo chiamare, fa un po' da interlocutore per accedere a queste API dei dispositivi Bluetooth. Ok, quindi tutta la parte di ricerca eccetera, a netto di mettere enable direttamente da qui, ma non sembra una buona idea, la dovremmo fare in un certo senso da codice, quindi abilitare il Bluetooth. Beh, qui addirittura lo aggancia un activate che insomma, facciamo che all'avvio mettiamo un, allora vogliamo ottenere la lista dei paired Bluetooth device, vediamo che combina, anche se non capisco perché poi vuole salvarsi una lista di questi elementi, visto che abbiamo le tabelle, ma
è anche vero che ci sono altre informazioni. Allora, device refresh per devices. Discovery and pairing. Ok, allora, Bluetooth pairing è una strada a due vie, quindi entrambi i device per fare il pairing devono accordare sul fatto di essere collegati tra di loro. Quindi non importa quale di questi cerca l'altro, viceversa l'ordine. Stavo leggendo un attimo questa guida per capire un po' meglio. Ma una volta che diciamo la connessione viene inizializzata, fanno il pairing. Una cosa carina nel Bluetooth enable app, quindi nelle nostre app, è consentire ad altri componenti di conoscere il nome del device, così può essere trovato da altri device. Quindi nel momento in cui noi, come dire, in un certo senso entriamo nella nostra applicazione, dovremmo generare o recuperare questo nome e visualizzarlo da qualche parte. Ok. Allora, il meccanismo di discovery, un'altra cosa da aggiungere, scusate, è un processo asincrono, quindi avviene in background e al termine ci notifica che la nostra, come dire, lista di pair di dispositivi è stata trovata, quindi esattamente all'interno del discovery end. Quindi io a questo punto proverei a implementare questa. Iniziamo a scrivere un po' di codice. Quindi questi sono i discovered device, potremmo dire, ovvero sono mangiato l'evento. Ok, quindi qui quello che dobbiamo andare a fare, lascio un to do, se no, è andare a questo è l'evento di fine del discovery. Quindi noi, quando facciamo refresh, andiamo a cercare questi device, dobbiamo tenerci anche una lista di questi device. Quindi qui mettiamo ad esempio una discovered devices, che diventa una T Bluetooth device list. Perfetto. E poi abbiamo una paired devices, T Bluetooth device list, anche questa. Dobbiamo tenere sia le tabelle ma anche queste liste, perché oltre ovviamente al nome e all'indirizzo, che è quello che andiamo a visualizzare, ci sono anche diverse informazioni. Quindi facciamo il classico costruttore, create, e andiamo a crearci queste benedette listarelle, quindi T Bluetooth list, oppure le otteniamo direttamente. Volevo fare un add range, ma potrebbe non essere necessario in questo caso. Quindi su una nil vuol dire che non abbiamo, era per non avere una struttura nil, però magari abbiamo un add range, quindi potremmo anche, come dire, un'enumerazione. Quindi quando abbiamo una lista, andare
a rimpiazzarla con questo in modo da avere qualcosa di sempre disponibile. Allora, vediamo un attimo. Io farei così, più, cioè piuttosto che sostituire queste liste, tenerle inizializzate e fare in modo di inserirci dentro quello che arriva da poi dalle liste dell'API del Bluetooth. Quindi Bluetooth device list create per device t Bluetooth device tut device list create anche tu qui signed discovered devices assigned per devices free and nil per devices. Ok, così ce lo leviamo dalle scatole. Inherited destroy, ma potevo lasciare anche inherited. Perfetto. Sulla creazione del form impostiamo, a questo punto saltiamo un evento, lo mettiamo direttamente lì. Un evento che noi dobbiamo fare è questo, quello di discovery end del device. Allora, questo viene chiamato da un altro thread, quindi se vogliamo aggiornare qualcosa nell'interfaccia dobbiamo sincronizzarci con il thread principale, quindi dobbiamo usare il thread synchronize per sincronizzarci con l'applicazione. Però facciamo questa cosa, mettiamoci anche un indicatore, an indicator discover enabled, bla bla bla. C'è anche un indicatore activity indicator, perfetto, che sta sul form, ma se io lo metto devo dargli poi la, va bene, lo lascio lì, anzi sa dove lo mettiamo, questo lo mettiamo esattamente qui, forse non sta però allineato sulla destra, non gli piace questo posto. Ok, torna qui. Facciamo che ti allinei al centro della finestra, così. Ok, fa vedere le palline che girano, perfetto. Anche se abbiamo, ecco, prendiamo qualcosa di un pochino più, questo lo voglio nero, va benissimo. Cosa abbiamo di bello da, ok, rotating sector, sector ring, ma questo può andare bene. Ok, va benissimo. Allora, farei una cosa, per non, lo userei eventualmente sul main form, così ok, magari lo spegniamo intanto. Discover indicator, perfetto, lo chiamiamo.
Ok, allora qui Discovery Indicator dovrebbe venire false e poi enabled o animate false, direi. Poi dobbiamo spegnere l'azione di refresh. No, però aspetta, dobbiamo riabilitarla perché qui la riabiliterei alla fine, magari. Poi dobbiamo memorizzare discovered device, facciamo una clear e poi facciamo un add range con a device list, con la lista dei device che ci passa lui. Poi abbiamo una discovered mem table, potremmo chiamarla anche solo table, che è anche un po' più agevole, tanto sappiamo di che si tratta. Quindi allora discover table empty dataset, così eliminiamo tutti i record. Poi facciamo un for in var l device in, usiamo la nostra lista di device, discover devices, ok, facciamo un discover table. Andiamo ad aggiungere i dati nella table, discovered table, insert, insert record, quindi abbiamo i valori sono ldevice.devicename, ldevice.address. E riabilitiamo l'azione e spegniamo magari questa roba qui. Quindi puliamo la lista e salviamo i dati dei device, puliamo la tabella, ci copiamo i dati dei device, riabilitiamo l'azione alla fine, spegniamo questa roba e riabilitiamo l'azione. Tutto questo va fatto nella synchronize, perché altrimenti col multithreading ci va a finire male, ci viene. Quindi thread nil, se non ricordo c'è l'overload che comunque fa, quindi procedure, vabbè andiamo da capo, procedure begin end, tutta questa roba qua. Ok, tutto il cucuzzaro, come dice Bender, che dice anche siamo tutti scemi, io, tu, questo qui dietro, mi manca un po' Bender, cioè dove ce l'ho Bender, eccolo qua, tanto siamo tutti scemi, tu, sì, io, questo qua dietro, è la mia filosofia di Viti, geniale. Tolgo la sete con il prosciutto. Allora, quindi qui siamo e questo non dobbiamo più farlo, quindi chiaramente poi dobbiamo andare a scatenare l'aggiornamento. Ops, scusate, con il cosiddetto Bluetooth adapter, no, sì, device discover execute,
Quindi andiamo a fare esattamente questa roba qui, ovvero queste land del discovery. Quando andiamo qui nell'azione, facciamo un discover refresh action. Qui invece dobbiamo far partire l'operazione. Quindi cosa facciamo? Facciamo discover indicator. Altro qui ho spento animate true discover indicator visible a true. Ok, e lui parte. Dovremmo spegnere discover refresh action enabled, magari anche prima. Spegniamo, facciamo partire l'indicatore e poi andiamo a pescarci i vari device. Quindi ad esempio andiamo a dire che qui dovremmo salvarci un po'. Allora, if bluetooth.currentManager current connection state uguale a t bluetooth connection state connected, se siamo connessi. Un po' lunghino da scrivere. La facciamo così. Manager. Giusto? Current. Allora, if lmanager connection state uguale connected, if not exit, usciamo. Quindi altrimenti dobbiamo mettere manager start discovery 10.000, come 10 secondi più o meno dovrebbe essere, qualcosa del genere. Ah, pardon. No, scusa, bastava scrivere diverso e dimentico sempre che not dell'uguale è il diverso. Facciamo lo start da discovery e poi dall'altra parte facciamo il finish. Allora proviamo a vedere se intanto funziona qualcosina di quello che abbiamo fatto, che sicuramente ci mancherà qualcosa. Pare che sta patacca deve partire, ovviamente. Vabbè, refresh. Non ho il bluetooth attivo, adesso che ci penso. Direi che è una cosa abbastanza fondamentale, quindi bluetooth e dispositivi. Direi che avere il bluetooth attivato è una delle cose fondamentali per poter lavorare col bluetooth. Riproviamo a vedere se pesca qualcosa nel torbido. Magari il mio telefono o qualcosa dovrebbe trovare, comunque, nel senso che c'ho un
Beh, sì, una cassa mai spenta, ma boh, una TV, qualcosa del genere. Ha un timeout di 10 secondi, dopo il quale dovrebbe teoricamente interrompersi, ma bisogna vedere poi se fa quello che gli abbiamo chiesto di fare o se per caso qui non è connesso. Vediamo, andiamo in debug. Vabbè, devo fare l'enabled, devo abilitarlo, scusate. Oppure lo faccio direttamente da qui. Se non lo abilito, giustamente non potrà mai funzionare. Refresh. Devo tornare in debug, che magari era meglio. Ah no, mi sono dimenticato di aprire il dataset. Perd table open. Hai ragione. L'empty dataset, spero che non mi ok, lancio questa applicazione. Qui dovrei essere connected, perfetto. Connect si intende al servizio del Bluetooth e non Bluetooth. Ma sono trovabili i device? Ma qualcosa dovrei avere, ma va bene anche se mi dà un... Ad esempio questo OnePlus 3, secondo me, è quello del vicino di casa. Quindi... Io non ho un OnePlus da queste parti, quindi mi sa che questo sia... Mi sa che questo sia l'indirizzo del... Beh, magari potremmo inviare... Per provare a inviare una richiesta, qualcosa del genere. No, ok, sono individuabili, direi, perché... Provo a attivare anche magari, ad esempio, il mio tablet. Giusto perché è il dispositivo che ho acceso qua vicino. Allora, vediamo. Effettivamente non ha il Bluetooth attivato. No, ce l'ha attivato, ma non è visibile. Preferenze, mostra tutti. Connessi in precedenza. Visibile come Lenovo Tab. Nome dispositivo on, quindi anche questo dovrebbe essere teoricamente rilevato. Adesso facciamo un'altra ricerca e vediamo se troviamo niente. Abbiamo questo OnePlus, è vero che questo forse è un LE, ma ho anche il mio telefono muletto, che anzi dovremmo, come dire, che vado ad accendere così vedo se anche lui rientra nei dispositivi interloquibili. Però dai, almeno un device viene fuori e quello, e per quello ci siamo. Dov'è che ti fa il break qui? Mi sa che fa il break quando faccio la free della lista, perché cerca di liberare forse la lista
Mi sa che è quello. Fa la free dei device, mi sa che è meglio che non seguo, non faccio questo. La mia idea non era ottimale, questa è meglio non farla, non creare, non distruggerla, perché altrimenti secondo me vado a distruggere anche... No, il telefono è scarico, niente. Lo dovrò caricare, vabbè, tanto comunque non faccio in tempo ad aggiungerlo probabilmente. Ah, vediamo, c'ho anche l'auricolare, dovrebbe... Ora provo ad accenderlo, anche se fa di solito il pairing con... Aspetta un attimo. Allora, apriamo qui queste tabelle. Quando recuperiamo quindi la lista dei device, non facciamo questa roba qui, ma facciamo questa roba qui. E lasciamo che sia il componente, secondo me la access violation ce lo dà per questo, perché quando noi salviamo nella lista, è una device list, puoi tenerlo sotto carica mentre poi il programma ma non si vede, ma quando si accende dice la carica è troppo bassa, tra 20 secondi mi spengo, quindi come minimo va caricato un attimo, ma non è un problema perché dovremmo creare l'applicazione da inserirci sopra, quindi abbiamo ancora un po' di... Ok, vediamo se chiudendo da ancora access violation... No, infatti vedi che era quello. Ero io che non ero... Provo a accendere l'auricolare. Se non fa il pair con il mio telefono. Poi anche una cassa Bluetooth, cioè no, di device. Ah, si è agganciata al mio telefono, quindi è occupato teoricamente. Vediamo se rileva anche la cassa, che dovrebbe essere un... Mi ha spostato la musica. Si è collegato subito al Spotify, è troppo... È troppo efficiente, è andato a spostare la musica. Ok, comunque diciamo che per il momento qualcosa troviamo, e questo può essere un primo risultato. Vediamo se trovo poi un cavo per poterlo eventualmente, anche perché qui siamo poi limitati alla tecnologia, quindi ok. Allora, qui l'abbiamo, perché tutti gli altri dispositivi sono già associati, pure il mio cellulare, pure le cuffie, e quindi, come dire, però questo ok è un passaggio. Ok, quindi quando abbiamo questo discovery, noi facciamo la start della discovery, che imposta praticamente, ricapitolando, il numero massimo di secondi che noi attendiamo, entro il quale deve esserci, diciamo, tutti i dispositivi che vengono aggiunti, vengono trovati, vengono aggiunti alla lista. Quindi questo start discovery fa partire questo thread, e quando il thread è pronto ci entra a gamba tesa sulla discovery end, e noi ci sincronizziamo mettendo i dati nella discovery device, mettendoli anche in tabella solo per l'obiettivo poi di vederli in griglia, e riattiviamo le azioni. Quindi abbiamo poi la possibilità a quel punto di
Quando facciamo questa operazione riceviamo un adapter sul componente Bluetooth che potremmo utilizzare per fare poi il pair con uno dei dispositivi che abbiamo individuato. Quindi il device name fa un po' da chiave. Stavo ricontrollando dove andiamo. Current adapter, ok, va bene, tanto non è un problema. Current adapter possiamo sempre. Quindi se vogliamo fare un pair, col telefono del vicino, chiamiamo anche un'icona per il pair. Sono pure le icone per la pressione delle gomme, ma per... c'è Bluetooth. Vediamo se ha delle icone specifiche per fare il pair. Modalità aereo, ok, no. Potremmo fare un... questo è un NFC che nulla a che vedere. Ecco, questa icona è perfetta, e il marriage, il matrimonio è perfetto per il pairing. No, ci vorrebbe qualcosa. Oh, questa è perfetta. Il linguaggio dei segni, un pair, un match, non so qual è la parola chiave per trovarla, la non il fiammifero, ma il fatto di unire assieme due elementi. Quindi questo era più adatto come refresh, l'irradiazione. Bluetooth ne ha però di... un LCA. Adesso è stato bello vedere un po' di Delphi, anzi mi chiedo vedere Pascal e Bora Pascal, ma mai Delphi è un po' diverso come... però vado a nana, ci sta, anche perché sono 11 e mezza. Grazie per il passaggio, per saluti, poi passerò di nuovo sul canale. C'è un'icona con la stretta di mano, adesso la torno a recuperare. Metto magari una parola chiave di buonanotte a Pan Spinning. Questa qui, ecco, questa è perfetta. Facciamo il pair con questa qui. Ok, alla prossima quindi. Tanto poi anche noi non andiamo poi avanti più di tanto perché... Allora, apply. Quindi siamo su Discover, giusto? Dov'è il nostro pair? Qui. Discover refresh, discover pair action, pair action, no, ho già sbagliato icona, caption pair, ok, quindi siamo sulla discover toolbar, nuovo button, abbiamo discover pair, caption pair, name. Alla prossima. Allora, così abbiamo anche il pair che si esegue. In che modo? No, seriamente, dovrei collegare il telefono. Non è anche un cavo a portata di mano, ma è impossibile. Adesso cerco nello zaino, che è un po' come la sacca di... Questo zainetto è un po' come la sacca di Doraemon, ci sono i ciuschi. Voilà,
trovato un cavetto piccolo di tipo 5. Adesso bisogna solo trovare una presa, ma una ce l'ho. C'ho proprio un USB 5 che non fa nulla. Tiè, aiuto, non caricherà una mazza, però quantomeno se facciamo un test di pairing lo facciamo con il nostro telefono, se no il vicino non ho idea di cosa, di come possa reagire. Quindi qui mettiamo un to do per device the cab never used. Stai calmo, sì, c'hai ragione, ma adesso vediamo. Polon, qualcosa ha fatto bene, abbiamo l'1% di batteria, quindi siamo già dei signori. Ma tanto la batteria di questo telefono ormai ha visto un tempi migliori. Quindi allora il pair dovremmo dire che se abbiamo almeno un elemento, allora if empty da, anzi andiamo con, no, usiamo il dataset che è comodo, la parte di visualizzazione. Quindi se abbiamo una discovery table che è empty, is empty, allora direi che di pairing non se ne parla. Altrimenti dovremmo avere un record corrente nel quale c'è c'è l'item, c'è un item, ok, forse devo mettere anche quello, è come non abbiamo nella table concetto di item index, non c'è in una griglia record, vabbè, però abbiamo il coso, abbiamo il nome, quindi possiamo andare su discover devices, dimmi che possiamo cercare con qualsiasi first index of bluetooth device direction, figurati se non abbiamo una find index of, cioè abbiamo un sacco di, quando sei posizionato sulla riga il record è selezionato, sì, ma mi serve il numero di record, il current record come indice intero per andare a pescare, vabbè dai, troviamo qui il index of item. Non mi hanno messo neanche una ricerca per device, sti marrani. Facciamo così, device name discovered table, read table, la prossima volta ci metto anche l'indice, così field by name device name as string, ok, for in l device item in discovered devices, ok, device item, sì, ci metti anche un var davanti, istruiamo anche is paired, dobbiamo anche verificare anche questo se is paired oppure no. Quindi allora facciamo che if device item punto device name è diverso dal device name, continue, se è uguale ma il device item is paired then exit, mi viene da dire, altrimenti che fo,
Ah no, devo fare il pair, ok. Se il pair usciamo, altrimenti dobbiamo fare componente Bluetooth, current adapter, pair, pair device item, Bluetooth device. Chiamiamolo così, così siamo in... Ok, e in questo modo faccio il pairing. Cosa posso fare poi con un pair Bluetooth device? Ok, quindi come faccio? Dovrei fare anche l'elenco dei device già in pairing. Ok, quindi come lo faccio? Lo faccio per device, abbiamo già la lista, ok. Dovrei accedere al manager e cercare i device che sono già in pairing. Quindi andiamo a implementare allora, questo è ok. Questo più che Discover Indicator dovremmo cambiargli nome, cambiarlo. Vabbè, dobbiamo andare sui device già paired. Quindi device refresh action. Qui dobbiamo mettere un to do. Dovremmo già andarci a beccare la lista dei componenti, dei device che sono già agganciati. Come facciamo? Allora, andiamo a beccarci come al solito il manager, il Bluetooth manager, usando appunto Bluetooth current manager current. Ok, quindi if manager connection state è diverso da t Bluetooth connection state connected, allora se non abbiamo il Bluetooth disponibile, allora niente da fare. Se ce l'abbiamo, abbiamo già qui la lista dei nostri pair device, che diventa uguale alla manager get pair devices, che mi chiede un adapter. Usiamo questo overload che ci dà il default adapter, quindi abbiamo un adapter unico, giusto, non dobbiamo passarlo obbligatorio, no, infatti. Ok, che ci tira fuori tutto quanto. Una volta che abbiamo la nostra lista, come abbiamo già fatto qui sotto, prendiamo la paired table, facciamo un empty, poi facciamo una var l paired device in paired devices e facciamo la insert del record. Per table insert record vuole due valori come array di costanti, device name per device address, fine della storia, anzi facciamo device oppure Bluetooth device, così siamo un po' meno specifici ma più specifici. Ok, e all'inizio direi che dovremmo fare anche questa operazione dal punto di vista, allora device refresh action execute, anche se mi viene da dire che mi darà una
una lista vuota perché non abbiamo fondamentalmente nulla, però quantomeno questo ragiona con servizi di sistema, quindi col mio adapter del mio, ecco perché non mi compare nella lista, perché col mio adapter di fatto col servizio in realtà sto dialogando col supporto Bluetooth di Windows, quindi tutti i device che vedevo già copiati nel sotto Windows io li vedo già copiati anche nell'applicazione, cioè questo è interessante. Allora il pair potevo farlo fare a Windows in questo caso. Potevo anche, ecco perché cerca di subito di avere questo elenco, perché in realtà riesce ad averlo anche dal sistema operativo, quindi se ovviamente faccio un refresh è pressoché istantaneo e mi dà la stessa lista di, quindi invece qui vado di refresh, ammetto che non so perché ma un record attivo, adesso lo metto in read only. Vedo, vabbè, gli unici che ancora non ho agganciato, che è l'OnePlus, adesso faccio un pair così, del vicino, mentre qui abbiamo ancora questi. Ok, interessante questa cosa, molto interessante. Quindi mettiamo queste griglie in modalità read only prima di fare dei danni. Ok, perfetto, e non voglio che vada in edit, ma questo è già, direi, vediamo un attimo nelle option, editing false, obvious show editor false, title indicator, column signs, row select true, always show selection true, confirm delete false, cancel on exit, va bene, multi select no, title click momento no, column resize va bene, indicator tabs no, perfetto, così l'abbiamo customizzata bene. Prendo anche questa, che gli do le stesse opzioni. Posso fare un copia e incolla grid, discovered grid, paired grid. Data source option, torniamo al nostro form, qui ancora non abbiamo messo niente, no? Esatto, ma andremo a mettere qualcosa tipo questa toolbar ad esempio. Qui il pulsante vediamo, perché in realtà refresh non so se ci serve in realtà, però ok, quantomeno dovremmo vedere anche la lista dei servizi, quindi questa diventa name la service grid. Allora supponiamo di collegarci a un device, quindi colleghiamo un device, cosa possiamo fare? Diverse cose, tra cui ottenere la lista dei servizi, quindi noi in questo momento quando ci colleghiamo col dispositivo, quel dispositivo agisce come server Bluetooth, noi siamo un client Bluetooth, quindi aprendo questo socket il dispositivo ci dice io supporto questo genere di servizi, quindi se ci colleghiamo ad esempio a delle
degli auricolari o qualcosa del genere dovrebbe darci delle informazioni sui servizi che propone. Però in realtà quello che dovremmo fare qui c'è la programmazione del, sto guardando sempre il tutorial in background dove c'è la parte di implementazione anche del server Bluetooth, perché se noi ci colleghiamo a uno di quei device che abbiamo visto, ci dirà che i servizi sono quelli che sono, ma in realtà noi, se dobbiamo fare un'applicazione personalizzata, dobbiamo implementarli, come dire, come server, cioè dobbiamo fare entrambe le parti, quindi dovremmo avere un'applicazione che, dato il device, faccia un elenco dei servizi e a un certo punto, come dire, parta e ci faccia trovare il device e ci faccia collegare al servizio. Questo è un po' il dato di fatto, quindi è un'operazione al momento un po' lunghetta, per cui ho visto tra l'altro un tip che suggeriva di fatto un'implementazione simile, di usare un same text qui, ma sì, dai, così se cambia per caso nome, ovvero di fare un same text, così non dovrebbe essere case sensitive, quindi device name. Facciamo il pair, ok, quindi questo andrebbe a fare il pairing con un dispositivo, perfetto. Proveremo magari a disconnettere il cellulare, a fare un pair o vedere se c'è anche l'ampere, immagino, con il adapter ampere device, ok. Questo lo andremo a mettere nella pagina dei pair device, quindi dovremmo fare anche quel tipo di operazione. Ok, me lo lascio come to do, più che altro perché siamo vicini alla mezzanotte, quindi non voglio andare troppo avanti. Però dai, abbiamo già ottenuto un po' di funzionalità, ovvero accedere con un componente, quindi in realtà poi questo codice, se avessi un binding con le liste, potrei forse evitare di scriverlo, ma mi sta bene che, come dire, usare le tabelle, perché mettiamo automaticamente i dati in griglia, quindi è un po' più, abbiamo questa comodità, e teniamo comunque le liste dei nostri device su proprietà apposite, così abbiamo tutti i dati e li possiamo passare ai vari metodi per fare il pair. Poi per il resto abilitiamo il componente, facciamo start discovery. Su discovery end ci dà tutti i dispositivi nuovi. Usando l'adapter accediamo alla piattaforma e otteniamo quelli già noti, quindi l'elenco che ci compariva, per intenderci, era lo stesso che vedevamo proprio qui. Nel momento in cui ho attivato questo, abbiamo questi tre Bluetooth, quindi che si faccia il pair dall'applicazione o anche da qui, come dire, è di per sé rilevante. Il sistema ha già l'address, che è tipo un MAC address, cioè un indirizzo di quel dispositivo, e il suo nome noto. Dovremmo dare un address anche a questa applicazione e fare l'applicazione a cui connettersi, che consente di fare una sorta di, qui c'è un esempio di chat, ma poi si può vedere di fare qualcosa di diverso. E in questo caso l'applicazione direi che funziona discretamente, senza particolari problemi, al netto dell'errore che avevo introdotto io con la lista, e quindi però facendo refresh, ecco, adesso non è più
in scrittura, ma è rimasto di sua lettura, quindi non corriamo il rischio di editare le varie. Questo tiene un buco che rimane sempre visibile, è un po' fastidioso. Poi andiamo di refresh e andiamo a pescare eventualmente quelli non ancora accoppiati, e in quel modo possiamo far attivare l'air shaking per collegarci ai vari dispositivi. Quindi, e poi dovremmo ottenere, perché è replicato qui la griglia, perché è agganciato da source. Ok, qui dovremmo poi sostituire questo con l'elenco dei servizi che otteniamo dal device, che saranno uno di con cui accendere e spegnere componenti Bluetooth. Sì, esatto, poi possiamo anche fare proprio il binding totale. Possiamo mettere uno switch, ad esempio qui in alto. Tanto lo switch, il toggle switch, lo mettiamo oppure qui sul bottom. Anche qui potremmo andare in binding visuale, cioè fare bind visually e trovare fuori il nostro componente Bluetooth, che io non vedo, ma perché probabilmente è nascosto. Show hide elements Bluetooth, tac, e abbiamo l'ho aggiunto ma non lo vedo, dove è andato? Ah, qua. Abbiamo il componente Bluetooth, mettiamo la proprietà enabled visibile, abbiamo il toggle switch che per qualche motivo non ha la proprietà visibile, non capisco il perché. Cos'ha un checked on off? Dov'è che, come si chiama la proprietà? Tab color, tab stop, switch state, caption on, caption off. Possiamo anche guardarlo un po' più grande. Se qualcuno si ricorda a memoria la proprietà maledetta che dice quando è checkato oppure no, non è checked stranamente, quindi state caption switch, c'è il color, beh, sentimi un po', che è sta novità. Beh, già capito, la guida arriverà quando arriverà. Toggle switch sample TB the toggle switch enabled caption off color change. C'è un selected, dici? Grazie, perché qua c'è uno state TSS on, TSS off. Maledetti. Sì, lo state caption, che sono poi state captions, è cosa scrivere quando è on e quando è off. Lo state è on off. Quindi non riesco a collegarli direttamente, a meno di non fare. Poi secondo me qui c'è un filtro. Sono delle proprietà mancanti, secondo me. Ah, siete dei marrani, mi avete messo il toggle switch con una proprietà che non si può neanche bindare, ma siete dei pazzi. Era così comodo e pronto all'uso.
Vabbè, poi vedrò se c'è un converter, perché poi il tipo enumerativo andrebbe convertito, quindi non si fa volendo, però align bottom, ok, quindi qui c'è caption Bluetooth abilitato. Certo che enumerativo on off, metti una proprietà, allora BT enabled checkbox, ok, quantomeno qui no, c'è il check state, perché anche qui c'è lo stato intermedio, quello, però dovrebbe esserci anche checked true false, quindi ok, perfetto, così quantomeno spero di poter usare. Ecco, qui c'è troppa roba, invece là, allora, checked, perché non me li fai, ah, deve, questo checked non è direttamente utilizzabile per qualche motivo, ok, ok, così sono, oh, abbiamo il binding, abbiamo la binding list, quindi teoricamente se lo lanciamo dovremmo vederlo abilitato, se invece lo spengo questo refresh, vabbè, non fa più nulla, ma anche questo in realtà non dovrebbe restituirmi nulla, perché ma questo mi sa di sua lettura, mi puzza, puzza molto di sua lettura. No, l'ha spento, perché vedi che non ne esce più. In realtà ne è già uscito, però secondo me c'è il bisogna gestire il timeout. Se invece lo attivo, vabbè, il per ovviamente. Bisogna gestire l'errore quando esce il... Ok. Adesso lì poi eventualmente ci faremo un pensierino. Magari gli do anche un po' più di spazio. Però perché quando parte mi parte... con questo stile bruttarello, mi piace più questa versione, come un tema Windows 10 magari. Vabbè, non stiamo a metterci anche i temi, altrimenti non ne usciamo veramente più. Magari lo mettiamo, ecco, con i margini, così sta un po' più all'interno. Poi caption Bluetooth demo, io sarei quasi dell'idea la prossima volta invece di lavorare su questo prototipo, che più o meno ho visto cosa è in grado di fare, siccome c'è da fare il server poi fornirà i messaggi di chat, no, è un client server, quindi i dati fluiranno da un certo punto di vista dall'execute verso il chat service adapter. Dovremo connecting e communicating, cioè dovrò vedere qual è la direzione dei dati per capire se come implementare in un certo senso la la comunicazione di eventuali dati binari, quindi nel verso, perché poi l'obiettivo è farci il disegno, tracciare i disegni con la lavagnetta, e quindi voglio arrivare a ottenere quello, per cui ci sarà un po' da tribolare, per cui ok, tanto facciamo così, mi sposto qui,
visto che è un canale dove a una certa ora scocca il è l'una di notte e tutto va bene, solo che loro giocano e arrivano tranquillamente l'una di notte, io inizio a fare un po' fatica, inizio... arrivo tranquillamente a mezzo... beh, abbiamo fatto le due una volta, quindi in realtà non è propriamente vero quello che ho detto, perché bene o male comunque abbiamo visto un po' di feature, chiaramente per implementare un servizio custom bisogna un attimo lavorarci, perché ci manca la parte dietro, però a livello di connessione di client è abbastanza agevole, e quindi lancerei questo mail. Sì, può fare. Si può fare. Aiuto, cioè è partita la mia voce, volevo vedere a chi fare un ride, perché sono, diciamo, arrivato un po' lì, quindi una bella switch. Allora, ok, dai, qualcosina abbiamo ottenuto, quindi possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti. Qualcosa ha funzionato, quindi abbiamo scoperto che i device già accoppiati in realtà risultano, e questa è già una comodità, perché se dovesse avere qualche problema il pairing da Delphi posso farlo dal sistema operativo e funziona lo stesso, e quindi è qualche feature della... ci sta Android Dev che sta programmando, però perché ce l'ho un radio, l'ho già fatto una volta perché ce l'ho tra gli sviluppatori, quindi guardavo qui tutti giocano, qui si gioca, qui tutti giocano, tutto andare, però sì, almeno lui sviluppa, e quindi ogni tanto per curiosità vado a vedere, vediamo nella sezione, sì, in effetti siamo gli unici due al momento sulla sezione di sviluppo. C'è anche un altro però utente italiano che ha come descrizione boh, quindi non si sa bene cosa sta programmando per una jam session. Poi ci sono vari software developer di altri linguaggi che poi potremmo anche andare. Portoghesi, quanta gente è. Italiano, questo non, diciamo che non, qualcuno non so, magari non sono certo di quello che stia, più questo dice scritto sulla bio che è un disadattato, pazzo, sociopatico, malato di disturbo borderline, bipolare, con problemi a gestire la rabbia e non si controlla, ma non farebbe mai. Ah, tutti, è uno sviluppatore, cioè fondamentalmente non è che potremmo dire che altro possiamo dire, quindi no, ok, dai, andiamo da Android Dev che vedo che sta utilizzando Godot, quindi aspettando Godot. Io una delle cose che vorrei provare è il Castle Game Engine, che è un game engine fatto in Delphi 3D. Il problema è che di costruzione di giochi 3D io non so una, proprio neanche un quarto di chip, non una mezza ma proprio un quarto, e quindi, come dire, sono abbastanza in difficoltà, però yeah, dai, proviamo a fargli, se non lo disturbiamo, a fargli un ride che sta facendo qualcosa di, ma così andiamo a vedere cosa fa. Quindi allora, grazie di nuovo per come sempre per la presenza, ai mitici che sono sempre presenti, tutti quelli che sono passati, che stasera c'era un sacco, sono passati, 3D è difficile, sì, diciamo un po' più che altro capire i concetti XYZ, ho presente cosa sono, il discorso è in un certo senso
pensare alla cosa in sé e metterla, che mi rende un po' difficile, però come dire, mi abituerò anche a questa cosa, quindi aspettate che prima dobbiamo fare il ride, non bisogna andare via prima del ride. Dopo potete scappare, ma prima salutate il tizio e poi se no non c'è. A parte che adesso devo trovare modo di sfruttare anche i punti canale, così siccome Rai dà dei punti canale e che magari fa anche cose interessanti. No, di nuovo vi saluto, poi seguite sempre sul sito, metto il link, che c'è il link calendario dove adesso sto tenendo aggiornato l'elenco delle live. Poi mi informerò per il webinar famoso di giovedì, così mi direte anche come feedback, se sono esaustivo o meno. Sarà uno spazio anche per le domande, ma io le lascerei eventualmente ai curiosi, però sarebbe bello avere un po' di gente collegata quando ci sarà questo webinar. Comunque manderò tutti i dettagli, cioè sicuramente ci farò anche un blog post, quindi sui social lo metto dappertutto, quindi dovrebbero anche un po' fare marketing chi organizza l'evento, quindi per cui sono già agitato, devo preparare quella roba e quindi magari la prossima settimana, non so, vedo se riesco a fare anche le live, perché se arrivo tardi con quella diciamo è prioritaria, dopodiché ci possiamo rilassare, per cui quindi grazie a tutti, non è venerdì ma vi do lo stesso un buon weekend, se no ci rivediamo prima o alla prossima live, e rimanete per adesso preparo il ride al buon Andrit Dev, che sta facendo roba interessante che voglio andare a vedere prima di subito, e alla prossima, buonanotte, grazie e alla prossima, ciao a tutti, buonanotte.